Da un lato c'è l'Abruzzo con un ponte della Trignina spazzato via dalla furia delle acque del fiume Treste a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta lo scorso 27 novembre. Dall'altra c'è la strada di collegamento con Benevento la cui praticabilità è il limite, interessata come da cantieri e deviazioni su strade secondarie. E poi c'è la strada che unisce la Puglia al Molise, un altro percorso ad ostacoli, un altro percorso da guerra. E nel bel mezzo c'è appunto il Molise che oltre ai problemi che riguardano la propria viabilità, alle con movimenti franosi, smottamenti che mettono a rischio la circolazione, ora deve fare i conti anche con i problemi legati ai collegamenti con le regioni limitrofe. Un Molise dunque che rischia l'isolamento se l'ANAS e le regioni interessate non interverranno. E così nel frattempo, che qualcuno si decida a porre rimedio a quella che sta diventando una vera emergenza, nei giorni scorsi 15 sindaci della Valata del Trigno, tra cui anche quelli Molisani di Mafalda, Roccavivara, Tavenna e Montemitro, con la fascia di Tricolore addosso hanno occupato per un'ora e mezza la statale 16 Adriatica, provocando oltre un chilometro di coda con pesanti ripercussioni sulla circolazione. Hanno ottenuto un incontro con le istituzioni preposte, ma al momento i disagi per i pendolari e per quanti percorrono la strada che collega il Molise e l'Abruzzo restano perché costretti a circolare su percorsi alternativi, strade secondarie spesso dissestate. Il timore è che nel caso in cui le condizioni del tempo dovessero peggiorare, nuovamente anche la viabilità secondaria possa collassare, in quel caso sarebbe davvero la fine.